Ti stai svegliando, vero? No, tranquillo, non c'è bisogno che tu urla, ne dica niente, non fare niente, stai lì, ci divertiremo tanto. Come mi rilassa la musica classica. Il programma di questa serata è molto allettante. E allora, da dove iniziamo? La grattugia. Un oggetto così semplice, buonasera, ciao. Un oggetto così semplice che causa tanto dolore, poco a poco, senza pregiudicare nessun arto e nessun organo vivente. Interessante. Beh, iniziamo con la rotellina della pizza. Allora, vediamo qui. Nessun problema, tranquillo, è tutto disinfettato. E allora, oggi ragazzi, per festeggiare il 15° anniversario del film Hostel di Eliah Roth, ho in serbo per voi, a parte delle cose succulente. Tagliamo il pane o tagliamo... Scusate, la rima non ci... Evito. Abbiamo qui una fantastica action figure direttamente dal film Hostel del 2006 di Eliah Roth. Ecco qui. Prodotta dalla Real Action Heroes all'uscita del film, subito dopo è uscita questa action figure. Non so se siete appassionati di questo film quanto me, a me piace da morire. Pensate che ripartivano anche sacchettini per il vomito prima dell'entrata al cinema. E possiamo anche intravedere in un cameo all'interno dell'ostello anche Eliah Roth partecipando al film. E allora, banda ciance. Ecco questa fantastica action figure dell'altezza di 30 centimetri. Apriamola. La musica classica accompagna benissimo le urla. Non pensate. Ciao Tania, benvenuta in questa bella dimora in Bratislava. Anche per questo caso il film ha avuto dei problemi proprio per la diffamazione di questi posti, che effettivamente poi la Slovacchia ha detto no, non abbiamo solo fabbriche abbandonate dove si torturano persone e neanche bambini che uccidono per le gomme. Speriamo. E allora, qui il fantastico mini me di oggi, dove possiamo vedere anche gli occhi, la maschera e il torturatore. Effettivamente, mentre torturi le persone, questa maschera da toro o demone ci sta, inquieta molto. Possiamo vedere le articolazioni, è molto articolata, piedi, anche curata nei minimi dettagli, braccia, gambe, testa, busto da metà, composta da dei guanti, un lattice, un maglioncino rosso, questa... lasciatemi il termine, tutta da macellaio, non so come si chiama, un portaoggetti, chissà che oggetti, un bel macete insanguinato, pantaloni, jeans, niente cintura, e le scarpe,
curata molto nei minimi dettagli. È un film che ha subito ricevuto moltissime polemiche e già nel trailer italiano avvisava dell'estrema violenza nel contenuto del film. C'è un action figure che viene anche con un piccolo piedistallo che in questo momento non trovo, siamo a cose un po' più serie. Però è ben curata. Anche questo è rimovibile, tutto rimovibile. E detto questo, accompagnando con questa bellissima musica, io direi che possiamo iniziare i giochi. Voi che ne dite? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti?